Buongiorno a tutti, siamo nella sala stampa del Pomolino Calcio 5 al Palau Cava e dopo l'incontro che si è disputato oggi pomeriggio tra il Pomolino Calcio 5 ed il Giovinazzo. Siamo con mister Salvatore D'Urso, ovviamente un pochino amareggiato, anzi potremmo dire abbastanza amareggiato per come è andato l'incontro. Mister, è stata una partita difficile contro un avversario agguerrito, se l'aspettava così l'incontro? Sì, perché una squadra che è tanti anni che è in questo giro nazionale. Io ho sempre ribadito che la nostra esperienza è molto pagata, ecco, non è di altissimo livello. Gli atleti insieme al sottoscritto stanno facendo, ripeto, sempre un percorso di crescita. E questo deve essere sempre nella mentalità dell'annata. E poi durante questo percorso di crescita noi otterremo delle vittorie, come otterremo delle sconfitte, e faranno bene sempre a questa mentalità appunto positiva della crescita costante di tutto l'insieme squadra, staff, società. E certo, il rammarico è tanto, perché obiettivamente sì, ogni volta, sai, quando finisce una partita la squadra avversaria ti fa i complimenti. Possono essere complimenti veri, possono essere complimenti per circostanze che si fanno sempre al rivale, però obiettivamente la verità poi parla chiaro, cioè troppe azioni da gol che la palla si deve buttare dentro. Cioè, siamo in una categoria di A2 e questo non è consentito, ecco. Infatti, mister, dalla tribuna abbiamo, facendo brevemente in sintesi diciamo quello che è stato l'incontro, abbiamo assistito ad un primo tempo tutto sommato equilibrato, anche se si è chiuso con il vantaggio del Giovinazzo col minimo scarto, però a livello di gioco abbiamo visto che non ci sono state grosse difficoltà a contenere, diciamo, gli avversari, mentre il secondo tempo è stato veramente scoppiettante da entrambe le parti, ma soprattutto da parte del Pomolino, che forse sotto porta, diciamo, ha peccato un po' di presunzione con troppi errori che hanno fatto sì che il Giovinazzo non venisse raggiunto nel risultato. Questo fa parte, ripeto, sempre della crescita. Quando gli atleti giovani, gli atleti che dovranno affermarsi da protagonisti in una squadra, ecco, assemblata totalmente nuova, arrivare sotto porta e allenarsi anche con quella cattiveria di fare gol è una cosa che l'avevo messo in conto. Io l'anno scorso giocavo con molti under a Messina e io con chiunque sono andato lì a giocare a viso aperto e creare azioni da gol. Logicamente la qualità è importante, perché è un peccato quando tu fai un percorso di crescita, tatticamente la squadra ti corrisponde, tatticamente e tecnicamente i ragazzi durante l'allenamento crescono e tu poi lo metti in campo il sabato, produci, che il mister Sansotta mi comunica che il secondo tempo siamo arrivati a 12, 13, 14, 15, non lo so manco io, quante azioni da gol e non finalizzate in porta, cioè tirandogliela tiro avversario sul portiere, non mettendo una qualità in più per fare quel gol che in questa categoria è importante. E questo è il rammarico principale, perché se avessi perso con una squadra che, come si suol dire a Messina in maniera volgare, ti scippava la testa, allora giù il cappello. Ma giù il cappello lo togliamo lo stesso, complimenti a loro escono qua con i tre punti, noi dobbiamo ancora far gioire i nostri tifosi. Speriamo che per la prossima sarà fatto. Sì, mister, c'è anche da dire che forse l'incontro è stato deciso anche da un episodio alla fine, perché se l'arbitro avesse concesso quel calcio di rigore che tutti hanno visto dalla tribuna, probabilmente la partita avrebbe avuto un altro epilogo. Però c'è anche da dire la verità che il portiere vostro Roman ha fatto delle bellissime parate, ha salvato soprattutto nel primo tempo il risultato, come d'altronde anche il portiere loro ha fatto tantissimi interventi. Ecco, assolutamente. Su cosa piggerà l'acceleratore in settimana per rimettere in moto la macchina del Pomolino Calcio 5? No, diciamo che la macchina non si ferma mai.
Io ho perso la partita, domani sono qui a vedere l'Under 19 perché ci sono ragazzi che si allenano con me e io voglio vedere anche la loro crescita e dare anche merito e la giusta considerazione a chi magari oggi non è potuto entrare in campo, vedi il Gelonese di turno. E quindi questa qua, la crescita ci sarà sempre. E diciamo che sì, Roman ha fatto il suo dovere, perché il portiere uno lo ce l'ha perché deve parare come Giovinazzo. Forse qualche parata di qualità l'ha fatta più il nostro e magari quell'altro l'ha fatta pure, però è anche vero che quell'altro l'ha ricevuta molte pure sulla figura, un tiro a bersaglio, ecco, un tiro a bersaglio che ripeto, in questa categoria non si può fare tiro a bersaglio, la porta è 3x2, tu devi mettere più qualità, più concentrazione affinché questa porta, questa rete si gonfi. Quindi però ripeto, ci sta, ecco, si poteva vedere qualcosa di più di gioco, ma si è visto, perché quando una squadra produce, non so se siamo arrivati tra il primo e il secondo tempo 20, 25, 30 azioni da gol in una partita, quante ne dobbiamo creare per fare 10 gol, 5 su 30, almeno un terzo lo facciamo. Quindi il rammarico è solo questo, però ci sta, ecco, tutto il Bovolino è in crescita, quindi il motore non si ferma assolutamente, il motore continua, anzi va più forte, le sconfitte servono a maturare tutti quanti, da me il primo, che ripeto, dall'altra parte abbiamo tutti i giocatori, tecnici, esperti, io che film ho fatto alla fine, quindi forse lo inizio a girare qui con lei, la mia telecamera. Benissimo, e con questa ultimissima domanda a mister D'Urso lo lasciamo con il suo rammarico, ma siamo convinti che il Bovolino Calcio 5 si riprenderà certamente e continuerà il suo cammino in questo nuovo campionato di Serie A2. Grazie mister. Grazie a voi. Siamo con il responsabile tecnico del Giovinazzo per uno scambio di battute al termine dell'incontro che la sua squadra ha vinto per 4-2 sul Bovolino Calcio a 5. Ecco mister, è stata una partita tutto sommato maschia, ma anche possiamo dire corretta, una partita da due volti, un primo tempo diciamo un pochino più equilibrato e un secondo tempo che ha visto il Bovolino Calcio a 5 un po' più arrembante, anche perché doveva rincorrere il risultato. Qual è il suo parere sull'intero incontro? È stata una partita da verde Serie A, Serie A2, il Bovolino molto bene messo in campo con una squadra quadrata, come diciamo, e ci ha messo molto difficoltà, noi pure aspettavamo un campo così con dimensioni ridotte, però erano molto di più ridotte che quello che pensavamo e ci ha messo in difficoltà il Bovolino, che c'è una bella squadra. Io sono sicuro che faranno un buon campionato, perché la squadra c'è e è stata una bellissima partita, ci ha dato da filo da torcere fino alla fine, su 3-2 si poteva fare andare sul 3-3 e alla fine diciamo che abbiamo avuto più fortuna noi, su 4-2 e è finito così. Sì, mister, possiamo anche dire che forse ecco, a determinare il risultato è stato qualche errore di troppo degli avanti del Bovolino Calcio a 5 e sull'incontro pesa anche un attimino quella svista dell'arbitro, che in tanti dalla tribuna hanno visto quel fallo di mano, però tutto sommato è meritatissima la vittoria del Giovinazzo che quindi adesso continua il suo cammino a punteggio pieno. Ecco, però se l'aspettava così in questi termini il Bovolino Calcio a 5, che notizie aveva? Io sapevo che era una buona squadra, con un portiere che devo fare complimenti, perché davvero Roma è un ottimo portiere e oggi si è visto, ci ha messo in difficoltà che non potevamo tirare da oltre 10 metri perché lui imparava tutto e niente, il Bovolino sapevamo che era una squadra forte, con quegli elementi come Dentini, come Casagrande, ci ha messo molte difficoltà e, come ho detto prima, è stata una partita maschera, però bella da vedere, bella da sentire e alla fine abbiamo avuto noi la fortuna finale. Senta, alla luce di queste due vittorie diciamo, della vostra squadra, che campionato sarà quello del Giovinazzo? Io penso che sia presto ancora per dire, però abbiamo iniziato molto bene
i ragazzi, tutte e due le partite hanno approcciato alla grande. E devo fare complimenti a Giovinazzo, alle staff, a dirigenza, perché fino alla fine stiamo facendo le cose per bene, come si devono, e poi il risultato si mette in questa cattiveria agonistica, questa voglia di giocare, questi movimenti che abbiamo messo oggi. È bello da vedere, si può pure andare male, ma sicuramente siamo più vicini alla vittoria ogni volta. Benissimo, con quest'ultimissima domanda ringraziamo il mister del Giovinazzo, al quale facciamo un grandissimo in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie mister. Grazie.